Martedì 25 aprile, festa di San Marco. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 16, versetti da 15 a 20. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Cari amici, la pericope evangelica proposta alla nostra attenzione nella festa di San Marco è proprio l'ultima del Vangelo di Marco. Tra i tre sinottici è il più stringato e il più breve. Matteo ha 28 capitoli, Luca 24, Marco solo 16. San Marco è stato il fedele compagno di San Pietro e ne ha raccolto fedelmente la predicazione. San Pietro lo chiama figlio mio e lo ebbe certamente con sé nei viaggi missionari in Oriente e a Roma, dove Marco avrebbe scritto il suo Vangelo. Secondo la leggenda, due mercanti veneziani avrebbero poi portato il suo corpo nell'828 nella città di Venezia, di cui è il patrono. Il simbolo dell'evangelista è il leone, che in cima a una colonna campeggia in tutte le piazze del Veneto. La sua festa, il 25 aprile, coincide con una importante festività civile, scelta per ricordare la fine dell'occupazione tedesca in Italia dal regime fascista e della Seconda Guerra Mondiale. Questa nota storica non guasta. Il cristiano non è mai assente, né tantomeno indifferente alle vicende umane, e ha a cuore le sorti del proprio paese. A questo proposito preghiamo San Marco perché interceda presso Dio per il bene della nostra nazione e per la pace di tutti i popoli. Dal Vangelo emerge la volontà di Gesù di far giungere il lieto annunzio della sua risurrezione a tutti i popoli della terra. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. La Chiesa di Cristo è per sua natura missionaria e universale. Il cristianesimo non è una religione etnica, destinata cioè a un determinato popolo o razza o gruppo linguistico, ma è per tutti gli uomini di buona volontà che accolgono l'annuncio del Vangelo. San Paolo, il più grande evangelizzatore, in 1 Corinti 9,16 scrive: «Non è per me un vanto predicare il Vangelo, è un dovere per me, guai a me se non predicassi il Vangelo». Le dinamiche dell'evangelizzazione, dunque, esigono che il Vangelo venga annunciato. San Paolo insegna nella lettera ai Romani, in capitolo 10, versetti da 11 a 17. Dice la Scrittura: «Chiunque crede in Lui non sarà deluso, perché, poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che l'invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Ora, come potranno invocarlo senza aver prima creduto in Lui? E come potranno credere senza averne sentito parlare? E come potranno sentirne parlare senza uno che lo annunzi? E come lo annunzieranno senza essere prima inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene». Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaia: «Signore, chi ha creduto alla nostra predicazione?»
La fede dipende dunque dalla predicazione e la predicazione a sua volta si attua per la parola di Cristo. E in 1 Corinzi, capitolo 1, versetto 21, l'Apostolo precisa: poiché nel disegno sapiente di Dio il mondo con tutta la sua sapienza non ha conosciuto Dio, è piaciuto a Dio di salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Questo termine predicazione in greco è tradotto con kerygmata, kerygma. Dice a proposito Papa Francesco in Evangelii Gaudium, ai numeri 164-165, estrapolo alcune frasi, sarebbe opportuno andare a leggere tutti questi riferimenti. Dice il Papa: abbiamo riscoperto che anche nella catechesi ha un ruolo fondamentale il primo annuncio o kerygma, che deve occupare il centro dell'attività evangelizzatrice e di ogni intento di rinnovamento ecclesiale. Tutta la formazione cristiana è prima di tutto l'approfondimento del kerygma. È l'annuncio che risponde all'anelito di infinito che c'è in ogni cuore umano. Il brano di Marco pone anche un altro tema. L'evangelizzazione è seguita da segni che vengono direttamente dall'azione di Dio a conferma e a sostegno dell'azione dell'Apostolo. Lo Spirito Santo e noi, diranno gli Apostoli, negli Atti degli Apostoli. L'esplosione dell'evangelizzazione, la diffusione del Vangelo in tutto il mondo, non può essere soltanto opera umana. È opera divina dello Spirito Santo e anche opera di questi segni e prodigi che Dio opera accompagnando l'espansione del Vangelo, perché vedendo le opere credano. E quali sono questi segni? Sono questi: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Secondo me i segni più importanti sono: scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove e poi imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Di fronte a queste parole alcuni fanno spallucce, quasi se qui il Signore avesse esagerato o ecceduto nell'enfasi del mandato. Secondo me non è così. Nessuna parola del Vangelo è di troppo o irrealistica. Il Signore è ancora ben disposto a compiere segni e prodigi per confermare l'opera evangelizzatrice della Chiesa, a una unica condizione, alla condizione che abbiamo fede in Lui. E non sempre, a mio modesto avviso, questa fede c'è in chi ha ricevuto una specifica consacrazione nella Chiesa. Cari amici, San Marco doni a tutti la sua benedizione e vi confermi nella fede in Gesù risorto.